La Toscana ospita la pista migliore al mondo per le moto, davanti persino all'Università di Assen, in Olanda. È il circuito del Mugello, luogo dove da 9 anni, esattamente dal 1994, è sede permanente il GP d'Italia. Dal 1 al 3 giugno prossimo, infatti, l'autodromo del Mugello ospiterà il 6° appuntamento del Mondiale 2018 della MotoGP. Lo farà su un tracciato di 5.245 metri, che si snoda in un anfiteatro naturale sulle colline toscane, contraddistinto da frequenti cambi di inclinazione e che vanta anche uno dei rettilinei più lungo di tutto il motomondiale, esattamente 1.141 metri. Richiede un motore potente e naturalmente un impianto frenante di prim'ordine per non perdere in staccata quanto si potrebbe aver guadagnato sul dritto. Le 14 curve sono posizionate in maniera abbastanza uniforme lungo il tracciato, permettendo ai dischi in carbonio di raffreddarsi nonostante le alte temperature dell'asfalto che solitamente si raggiungono. Secondo i tecnici dell'unica marca di freni italiana fornitrice di tutti i team della MotoGP, l'autodromo del Mugello rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. Così come per il GP del Qatar, anche il Mugello ha una frenata da oltre 350 km orari e tutte le altre inferiori ai 270. In totale i piloti della MotoGP usano i freni 10 volte al giro per quasi 28 secondi, valore che corrisponde al 26% della durata complessiva della gara. Delle 10 frenate del circuito del Mugello, solo una è classificata come impegnativa per i freni. 5 sono di media difficoltà, mentre le restanti 4 hanno un'incidenza leggera. La staccata più dura è quella alla San Donato, la curva 1, preceduta da uno scollinamento che vede le MotoGP arrivare a oltre 355 km orari, qualcosa in più anche grazie alle scie, per entrare in curva a soli 90. Per riuscirci i piloti si attaccano ai freni per oltre 5 secondi, durante i quali percorrono 288 metri. La decelerazione è brutale, 1,5G, e supera di poco quella possibile con una Porsche 911 GT3, applicando però un carico sulla leva di 5,5 kg. Gli impianti frenanti di questa conosciutissima azienda italiana erano montati sulle moto che hanno vinto tutte le 25 edizioni del Gran Premio d'Italia disputate, compresa quella del 93 corsa a Misano Adriatico. Una serie incredibile, considerando che a differenza dei pneumatici, i team possono scegliere liberamente l'impianto frenante che reputano migliore.